sapete che cos'è questa? Bene, questa qui, quella che state vedendo in questo momento, è la classifica dei giochi più giocati della storia. Ma volete sapere cosa succede se io qui nella barra di ricerca, al posto di mettere pagina 1, metto pagina, non lo so, tipo 460? Ecco cosa succede. Arriviamo ai nomi dei giochi meno giocati della storia. Vedete? Giocatori che stanno giocando in questo momento sono 0000000000000. Cosa faremo oggi? Andremo a giocare ai giochi giocati da 0 persone, quindi che non ci gioca proprio nessuno in tutto il mondo. Iscriviti al canale di Mattiz perché dobbiamo arrivare a 2 milioni di iscritti. E lascia un mi piace se sei curioso di scoprire quali sono i giochi a cui non gioca nemmeno una persona in tutta la faccia della terra. Allora, il primo gioco si chiama Piggy Poggy Pog, un gioco di un maiale. Allora, vediamo che cosa dobbiamo fare. Allora, devo saltare e mangiare le noccioline. Ma scusatemi, non erano gli scoiattoli che mangiavano le noccioline, non i maiali, ma che cavolo. Va bene, ok. E questo è uno dei giochi appunto giocati da 0 persone in tutto il mondo. Cioè, io in questo momento, su miliardi di persone che vivono sulla terra, sono l'unico, una persona gioca a Piggy Poggy Pog in questo momento. E quella persona sono io. Attenzione, ho preso l'ultima nocciolina e mi si è aperta la porta in basso a destra. Ok, vediamo cosa succede. Cosa devo fare? Oh mio Dio, livello 2. Livello 2 di Piggy Poggy Pog. Let's go. Ok, vabbè, direi che sono soddisfatto. Piggy Poggy Pog può bastare così. Passiamo al prossimo gioco. Benvenuti su Pro Gymnastic. Signori, Pro Gymnastic, gioco giocato esattamente da una persona in questo momento. E ovviamente quella persona sono io. Allora, devo essere il campione della ginnastica artistica, ginnastica tecnica, ginnastica tal... Non lo so io che ginnastica è. So solo che qui ci sono delle travi. E che cosa devo fare? Aiuto! Attenzione, attenzione, attenzione! Oh, cavolo. Beh, direi che non è che io abbia proprio completato questo gioco al massimo, ma proprio 0 di 0. Riproviamoci. Vediamo un po' se questa volta ce la faccio. Mamma mia, è il Mattison! Dovevo arrivare al centro, proprio al quadratino rosso, però abbiamo completato il livello. Medaglia d'oro per noi, signori. Vediamo quest'altro livello, cosa dobbiamo fare. Oh, qua le cose si stanno... Riproviamoci. Non ho idea di cosa sia successo. So solo che sono steso su un materassino che sta scivolando e... Mamma mia, mamma mia. Scendi giù, scendi giù. Livello completato. Ma sono forte. Ma sono un campione. Non ho più la voce. Ma cosa sta succedendo? La mia voce, aiuto. Aiuto. Allora, io non ho capito che cos'è questo gioco. No, si chiama Beer Bout, ragazzi. Si chiama Beer Bout. Voi avete mai giocato a Beer Bout? Scrivetelo nei commenti. Ma non capisco cosa devo fare. Ok, allora questo è il mio uccellino carinissimo, bellissimissimissimissimissi. Ok, salto. Ciao piccolo uccellino, come stai? Praticamente devo sconfiggere gli altri uccellini urlandogli contro. Guardate, mamma mia, la potenza del mio uccellino sta facendo volare i nemici avversari. No ragazzi, ma questo è il gioco più brutto che io abbia mai visto. Non ho mai visto una cosa del genere. Sono anche morto. Sono stato fatto fuori da altri uccellini. Ma dai, ma non ci posso credere. Ma che cosa? Ma stiamo scherzando. Allora, vediamo se ce la faccio. Allora, colpisco l'uccellino. Mamma mia, mamma mia, se l'ho colpito. Mai Mattisone. Andiamo sopra. Ho colpito l'altro uccellino. Ora sto capendo come si gioca. Guardate quanto sono forti i miei colpi. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Boom! Colpito anche lui. E adesso possiamo procedere. Attenzione che questo è cattivo, eh. Questo è cattivo, ma l'abbiamo fatto fuori. Rimane solo l'uccellino alla mia sinistra. Vai così, uccellino alla mia sinistra. Ma si muovono. Queste si muovono. Ok, colpito l'uccellino alla mia sinistra. Andiamo sopra. Salta su. Salta su. Ma quando finisce il primo livello? Quando vuole mai finire questo primo livello? Primo livello. Ok. Ah, ok, ok. Siamo alla fine. Cosa devo fare su questa bilancia? Scusatemi. Ah, non è una bilancia, è un checkpoint. Sì, vabbè, checkpoint. Senti, io direi che ne ho già abbastanza di questo gioco. Credo che questo sia ufficialmente il gioco più brutto a cui abbia mai giocato in tutta la mia vita. Vabbè, dai, ma questo gioco lo conosco. Si chiama Snake. È praticamente il gioco del serpente in cui tu
devi mangiare le mele per diventare più grandi. Solamente che se ti mordi la coda hai perso. Wow, vabbè, questo è tipo il gioco più famoso del mondo. Ora, io non capisco cosa sta mangiando il mio serpente, ma soprattutto, per quale motivo il mio serpente sembra una roccia o il portale del Nether di Minecraft? Non lo so, vabbè, cerchiamo di stabilire il world record di questo gioco Snake. Che poi, vabbè, di Snake ne esistono tipo miliardi, eh. Questo è quello giocato da zero persone in tutto il mondo. Sì, esatto, avete capito bene. Mamma mia, se son forte! Sono arrivato a 56 punti! Sono un serpente lungo 56 punti! Guardate cosa so fare! Ho imparato delle skills incredibili! Vai! Vabbè, ora sì che sembra un velo portale del Nether. Oh, attenzione qui! Mamma mia, che rischio! Aiuto! Non so che cosa sto facendo, sto andando in panico! Me la sto rischiando tantissimo, ma sono a 62 punti! Oh, mamma mia, no! Sono morto. Il gioco di calcio meno giocato del mondo, Soccering. Mamma mia, zero persone giocano a questo gioco di calcio. Ed è un peccato perché è una cosa assurda questo gioco. Bellissimo. Sono due palline che devono tirare una palla per fare gol. Attenzione, io sono il blu. Vai in porta. Let's go. 1-0 per noi. Non posso assolutamente permettermi di perdere. Non posso proprio perdere. Vai. Oh, attenzione. Mi sa che ha segnato. E invece no. Sono un gran portiere. Sono io, il campione del mondo, pronto a vincere la Champions League, la Coppa dei Campioni. Vai che vinciamo il mondiale. 2-0. Scusate, ma sta partita quanto dura? Non so nemmeno io da quanto sto giocando. So solo che siamo 4-4 e sembra davvero la finale di un mondiale, per quanto siamo agguerriti. Siamo agguerritissimi. Agguerriterrimi, attenzione. Non ci credo, 5-4 per lui. Sto perdendo contro il computer di un gioco a cui non ci gioca nessuno. Ma dai, no. Mi sto per fare autogol. Non ci credo. Oh, vola Matiz. Vola. Dai, vuoi riuscire a segnare il gol del pareggio? No. No, ma ho perso 6-4. Allora, questo gioco si chiama Freddy e al momento mi sembra una cosa abbastanza horror. Mi sta iniziando a far paura questa cosa. Ehi, cosa devo fare? Ho paura. Ok, no, non è un gioco horror. Sono letteralmente un rettangolo bianco che sta saltando. Non ci posso credere, vi prego ditemi che è uno scherzo. Questo è il gioco di un rettangolo bianco che salta e supera ostacoli. Vai, rettangolo bianco luminoso, vola per me, piccolo rettangolino. È bellissimo. Oh, cos'è questa cosa? Sto creando qualcosa di strano. Bello, bellissimo. Oh, allora vi dico la verità: se gli altri giochi sembravano accettabili, questo, ma dico questo, è la cosa più assurda che io abbia mai. Cioè, questo gioco non dovrebbe essere giocato da zero persone, dovrebbe essere giocato da meno 100.000 persone. Ma non dovrebbe esistere proprio, non ha un senso. Cioè, giocate anche voi al gioco del rettangolo bianco e fatemi sapere che ne pensate. Allora, questo gioco l'ho scaricato solo perché si chiama TikTok. È un gioco che si chiama TikTok, lo devo assolutamente provare, se permettete. È un orologio, io sono un aereo con una scia arcobaleno e praticamente ci sono delle cose che mi colpiscono, io le devo schivare. Sono dei mostri. Mamma mia, è abbastanza pauroso come gioco. Vediamo un po'. Ma poi non capisco perché ogni volta che la lancetta dell'orologio si muove io mi blocco. Oh, ma adesso sono tre i mostri. Aiuto! Ah! Sono tantissimi! Schivali! Mamma mia, la mia scia arcobaleno distrugge i mostri, perché i colori sono capaci di far fuori qualsiasi nemico. I colori sono la gioia dell'umanità. Ma che cosa sto dicendo? Aiuto, questo gioco non ha un senso. Sono morto, ecco, ho anche perso. TikTok non è l'applicazione quella in cui si fanno i balletti. Ritbon. Questo gioco si chiama Ritbon ed è il personaggio che stiamo vedendo qui. Ritbon sembra quasi me. Vediamo se riesco a fare la stessa faccia. Ok, non è proprio la stessa fascia, però va bene, non fa niente. Allora, devo tipo completare i livelli saltando e
sbloccando orsetti. Qui c'è una porta bloccata però. Forse devo trovare una chiave. Vediamo se qui dentro c'è una chiave. Premo su, premo su. E che devo fare? Oh! E ditemi che devo fare. Io sto premendo su come mi dice qui. Ah, non ci credo. Ok, va bene, stiamo proseguendo il nostro livello. Siamo dei campioni. Sono entrato in una stanza segreta. Ok, il nostro livello prosegue. Mamma mia. Ecco, vedete, tipo questo gioco secondo me è carino. Non si merita di essere giocato da zero persone. Magari da 5 persone, dai. 5 persone in tutto il mondo ci giocherebbero a questo gioco. È un gioco come tipo Super Mario, no? Che tu devi fare i livelli e devi schivare gli ostacoli e devi completarli. Vabbè, intanto io sono diventato tipo un campione. Sono arrivato ai livelli impossibili di questo gioco. Credo di essere a livello 8 e... Oh, no, sono quasi morto. Aiuto, schiva sto coso. Adesso però la situazione si sta complicando abbastanza, eh. Si sta complicando un bel po'. Riuscirò ad arrivare a livello 9? Procediamo. E... Oh, ok. Sono appena morto a causa di un mostriciattolo con un occhio. Questa è la cosa più bella che abbiamo visto. Si chiama Penguin Climbing. Guardate come salta questo pinguino. Guardate come salta questo pinguino. È la cosa più bella del mondo. Ci sono degli orsi che rotolano sopra di me. Ci sono degli orsi polari che rotolano. No, vi prego. Questo gioco merita tutto. Questo gioco dovrebbe essere il più giocato al mondo. Più di Minecraft, secondo me. Merita tantissimo. Guardalo come rotola. C'è un pupazzo di neve che mi spara. Aiuto. No, vabbè, ma è incredibile. È bellissimo. Attenzione ai pupazzi di neve, eh. Attenzione che i pupazzi di neve in questo gioco non sono buoni, ma sono cattivi. Mamma mia, è incredibile. Non ho mai visto un gioco così bello. Ecco, sono anche morto. Voi avete mai giocato ad Harpoon Cat? Sì, state vedendo bene. Sono un pesce che deve pescare. Anzi, no, io sono un gatto che deve pescare i pesci. Sì, state vedendo bene. Sono ufficialmente un gatto che deve pescare dei pesci sott'acqua. Comunque, questo gioco ha una grafica incredibile. Non si merita di essere giocato da zero persone. Cioè, è bellissimo. Come può essere giocato da zero persone? Dai, sembra un gioco proprio di quelli veri, non un gioco a caso tipo quello del pinguino di prima. Ok, credo di aver capito dopo 5 minuti qual è il motivo. Le persone non giocano a questo gioco perché è la cosa più noiosa che io abbia mai visto. Cioè, il gioco è tutto così. Non mi posso muovere, devo rimanere fermo e pescare pesci così. Cioè, è tipo la cosa più noiosa che io abbia mai visto. Vediamo un po' cosa bisogna fare su Balloon Blowout. Il gioco di palloncini meno giocato al mondo. Vediamo se non è tipo uno di quei soliti giochi in cui devi fare tipo tris con i palloncini dello stesso colore. Cosa devo fare? Devo scoppiarli. I palloncini salgono, io li devo scoppiare? Ma non capisco, scusatemi. Li devo affiancare? No, non capisco proprio. Forse devo mettere quelli dello stesso colore vicini. O forse no. Ok, il gioco si svolge tutto così, ho la conferma. Devi semplicemente scoppiare i palloncini. Tranne la bomba, appunto. Non ci voglio credere. No, non ci posso credere. Va bene, posso confermarvi che questo è il gioco di palloncini più brutto del mondo. Oh, finalmente un gioco di combattimento. Non capisco a cosa devo fare. Aspettate un attimo. Ok, sono pronto. È il momento di combattere. Vai, batti, combatti. Questa è la cosa più brutta che abbia mai visto. Vi prego, fate uno screen alla faccia del mio nemico e mettetevela come sfondo del telefono. Questa è la cosa in assoluto più brutta che io abbia mai visto. Dai, dai, che ci sono quasi. Sto per vincere. Sto per vincere. No, ho perso. Ho perso. No, vabbè, dai, ma non è vero. Loro sono i The Plushers. Si chiama così. Sembrano tipo dei, non lo so, dei pisellini con la proboscide di un elefante. Non capisco. È un gioco. Oh, mamma mia. Ma questo gioco sembra di 50.000 anni fa. Devo prendere i diamanti senza farmi colpire dai nemici. Ma stiamo scherzando che esistono ancora questi giochi? Vi prego, ditemi che stiamo scherzando. Non ci posso credere che esistono ancora questi giochi e io ci sto giocando davvero. Cioè, vi immaginate che tipo 30 anni fa, 40 anni fa, questi giochi erano tipo gli unici giochi che esistevano, i più famosi di tutti? Mentre adesso, fortunatamente, abbiamo la possibilità di chiuderlo subito.
Questo gioco si chiama Beats. E attenzione, perché sembra che questo promette bene, eh. Questo promette bene. Ha una grande qualità. Mamma mia, se ha una grande qualità. Devo combattere contro i nemici con la mia pistola spara laser. Mamma mia, vai all'attacco. Ok, attenzione, ci sono altri robot. Questo è un gioco super futuristico. Devo combattere contro dei droni robot con la mia pistola spara laser. Ma vabbè, sapete che vi dico, a Beats ci lascerei giocare alle persone che l'hanno creato. Sì, cambiamo gioco. Allora, questo gioco sembra bellissimo. Si chiama Call of Karen. E praticamente devi fare le cose della vita reale. Cioè, io devo cucinare due uova, devo mettere il bacon, devo che cos'altro devo fare? Ah, praticamente devo preparare la colazione. Non ci credo. Vabbè, ma questo gioco è bellissimo. Oh no, ho fatto cadere l'uovo. Ok, dove lo devo portare l'uovo? Oh, lo mettiamo qui sulla cucina. Oh, non ci credo, è cascato. Comunque queste uova sono indistruttibili. Anche se cascano non fa niente, non si rompono. Ok, mettiamo l'uovo nella padella. Ci siamo quasi. Benissimo. Oh, si è cotto subito. Aggiungiamoci anche il bacon, che è importantissimo. E l'uovo adesso dove lo metto? Vabbè, lo appoggio sul tavolo, tipo così, ecco. Mi è caduto pure l'uovo a terra. Ho dimenticato i piatti. Questo gioco si chiama Sky Labyrinth. E vabbè, il nome parla da sé. È un labirinto nel cielo. Devo completare il labirinto, superare i livelli in cielo. Guardalo, guardalo. Che gioco incredibile, eh? Non preferite questo rispetto a Roblox? Non lo preferite? Io ve lo consiglio vivamente, sinceramente. Sì, 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 ve lo consiglio proprio. Oh, come poteva mancare Lost? Un gioco di una pallina che si muove. Prima avevamo il rettangolo bianco illuminato che si muove. E adesso ovviamente abbiamo la pallina che deve superare gli ostacoli e muoversi. Ovvio. La cosa divertente è che non è nemmeno noioso questo gioco. Cioè, ora, non dico che sia proprio divertente, però, cioè, guardate, sono tipo un pro. Sono diventato un pro di giochi per palle. Sono un pro delle palle. Ma perché? Scivola pallina! Non mi dite che ho completato il livello? Ah no, ho perso. Ah, non ci credo! Qui la qualità aumenta a dismisura. Siamo su 404. Questo gioco si chiama così e guardate che qualità. Ma come fa a essere giocato solo da 0 persone questo gioco? Dai, merita tantissimo. Merita proprio tanto. Vai, 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 continua a correre. Continua a correre, vai, battisone. Vai, vola, vola, vola. Vai che questo livello ce lo completiamo. Bellissimo, c'è anche una musichetta bellissima, sentite. Oh, attenzione che ci iniziano ad essere tanti ostacoli qui. Intanto scrivetemi nei commenti qual è il gioco che avete preferito. Cliccate sui video che sono comparsi sullo schermo e noi ci vediamo nel video che cliccherete. Per adesso aspetta che metto il turbo e fammi completare questo livello. Fammi completare questo livello. Vai, 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 vai.